Salve a tutti ragazzi e bentornati con questo nuovo appuntamento con WWE Supercard, episodio after WrestleMania 39. Ragazzuoli, siamo ancora qua, WrestleMania 39 Plus, stiamo procedendo bene, le carte in regola ce l'abbiamo. Queste ragazzuoli sono le mie carte WrestleMania 39 al momento. E guarda là sotto sachè, il tavolo WrestleMania, indovinate fra tutti quanti gli eventi di gioco dove è che l'ho ottenuto. Forse 3 secondi per indovinarlo, 3 secondi Esatto, in draft board esclusiva, esatto, e per forza, vedrai, arrivi in fondo, trovi una carta sola, è quella. Le altre 8 ragazzuoli sono le carte che abbiamo ottenuto: Brock Lesnar come carta, freebie, carta benvenuto a WrestleMania, chi meglio di lui. Poi ovviamente abbiamo anche il Cody Rhodes di questo evento, che questa sera ragazzuoli cominceremo anche in live la Giant Elite per la seconda copia. Mannaggia, cioè tutto quanto il mondo era per te. Tutto quanto il mondo visione era lì pronto ad esultare la tua vittoria a WrestleMania, perché? E infatti sei stato punito, vedi Brock Lesnar? Hai fallito, non hai vinto il titolo con Roman Reigns e Brock Lesnar ti punisce. Mai dare la mano alla bestia, ok? E niente, purtroppo siamo rimasti qua, i cambiamenti ci sono stati, non troppo, però è comunque stato un bel evento WrestleMania, tutto sommato, e sì, abbiamo anche un altro Cody Rhodes, quello normale WrestleMania, e ok, queste sono le nostre carte al momento, spero il prima possibile farle almeno una, però parte il Cody Rhodes, che comunque partiremo direttamente col botto, se lo facciamo però direttamente da questa Giant List. Io l'ho già messo nel Performance Center, sta farmando. Gli manca un giorno e qualche cosa. Ed è stra pronto per il nuovo evento. Signore, per quanto riguarda il Battle Pass invece, come vedete anche la volta scorsa, non lo sto shoppando, almeno per il momento. Voglio arrivare, vediamo un po' dove è che arriviamo intanto. Siamo a 2608 Battle Point, io praticamente sono già arrivato al giorno molto avanti. Sarei già al 9 di aprile, sarei già a Pasqua. È Pasqua, signori. Buona Pasqua a tutti. Manca pochi punti, 100 punti, raggiungo già la ricompensa 9. Diciamo che per il momento ho ottenuto soltanto le prime due ricompense gratuite, quindi mi sono perso ovviamente il ritratto di Trish Stratus, mi sono perso per il momento il retrocarte di Trish Stratus e i super gettoni. Vabbè, per ora sono ricompense minime, servono ovviamente a poco. Super gettoni, ok, beh. Alla fine comunque se ti prendi il Battle Pass e lo porti in fondo, anche la parte premium, anche questo giro sono un bel po' di ricompense per quanto riguarda il super gettone, ti fa un bel po', Quindi adesso non so se questa Trish Stratus sarà una copia soltanto, l'altra arriverà nel Superstore. Devo vedere un attimo, perché l'altra volta scorsa un po' bilasci fu così. Però non so se sarà la stessa cosa pure stavolta. Per il 4 aprile invece abbiamo già una ricompensa per WrestleMania, vedi, insomma, un po' di cose ci sono. Comunque, quest'oggi abbiamo anche, vedo, una spunta qua, perché mi sa che ho ottenuto gli slot di equipaggiamento, infatti. Adesso non so di quali, spero quello del... No, gli stivali mi manca ancora uno. Manca ancora un bel po' di incontri. Però lo stavo... Ah, giusto, l'ho messo William Riga perché ce l'avevo in squadra. Però a questo punto penso che posso anche rimuovermi e metterlo direttamente negli eventi, quindi cioè nelle carte quelle mi servono in questo momento, perché sennò non mi farma. Perché questi stivali li metterò a Cody Rhodes quando sarà pro, sarà una bestia. E se riesco, cioè già questo qui 3 milioni alla velocità, guarda, sarebbe anche buono. Forse posso anche migliorarlo, forse. No, mi sa che è buono. Cioè ci sarebbe 4 milioni al carisma, che spero mi venga nel secondo slot. Se mi va nel secondo slot, guarda, io sarei a posto. Non ho bisogno più di altri farmarlo, perché velocità, carisma, tanta roba. Già altri 2 milioni di carisma, diventerà praticamente un equipaggiamento, degli stivali incredibili, madonna. In più avere anche questo qua, peccato questo qua, cioè questa è la cintura di Codito, non c'ha la, siccome è la stagione scorsa non c'aveva ancora quel bonus che dà alla superstar a cui appartiene l'equipaggiamento, peccato, vabbè. Quinto abbiamo il secondo slot, e qui facciamo un po' schifo, il 5% di disco facciamo un po' cagare. Vediamo un po' se il secondo con 100 incontri. Buono, 6 milioni, penso sia forse il migliore. Il migliore che ci poteva essere. Mi sa proprio di sì, 5 milioni di potenza. Sì, sì. Bene. Vedremo a che darlo pure questo, bene. E primo slot per le gomitiere. E buff. Me le rovini così, me le rovini. Mamma mia. Vabbè. Signori, quest'oggi. Mercoledì ci sarà il nostro primo mercoledì wild di questo livello WrestleMania.
Speriamo di ottenere qualcosa di buono. Tanto Bounty Breaker, ti immagini arrivo in fondo? Sì. Sì. Dai, proviamo, eh. Tentiamo la sorte, vediamo un po' se arriviamo al quinto round, al quinto o sesto round, ma sarebbe fantastico, ma perfettissimo. Vai, vai. Perso, vai, uno stivalone in faccia. Vedi? Abbandoniamo, siamo fortunati, va bene, niente. Appunto, per Stretch Stratos la risposta ci arriverà fra un giorno e 10 ore, quindi sì, venerdì dovrebbero arrivare nuove carte. Poi ci sarà Trish insieme a qualcun altro, forse maschio e donna. Qui potrebbe esserci Trish... Trish Edge? Boh, non lo so. Personaggi hanno comunque fatto parte di WrestleMania, però non dei main event, altrimenti... Cioè, se ci mettono, che ne so, Brock Lesnar, Roman Reigns, onestamente, manca da un po' come carta speciale, quindi io ce le metterei, onestamente. E poi per quanto riguarda, vedi, ancora le carte sono ancora quelle Royal Rumble 23, quindi io, consiglio mio, non pullate queste carte, almeno per questo mese, cioè, la prossima volta arriveranno, fra 26 giorni sicuramente arriveranno le WrestleMania, quindi, cioè, pescate quelle dopo. Farmate super gettoni tramite anche il Battle Pass, che quando arriverà le prossime ricompense probabilmente vi farete anche una pro direttamente di queste speciali. Io, consiglio mio è questo. Poi per quanto riguarda invece i collezionabili, siccome è finita la rotta WrestleMania e io non ce l'ho fatta a battere Brock Lesnar per 400 milioni di punti, 400, non ce l'ho fatta, niente. Beh, che tanto la ricompensa ormai era la Rumble comunque al massimo, però vabbè, peccato, non sono riuscito a battere la bestia. E quindi che si fa? Niente, si fa nulla, perché guarda, l'ultima ricompensa è un draft board da 5 carte, misera, povera proprio, l'ultima bobina spesa inutilmente in questa maniera, ma mamma mia che carino. Andiamo a pullare queste 10 carte, e niente, anche perché mi sa che ci manca qualche ricompensa ancora per il wild per completare il massimo, ma vabbè. Dai, andiamo a vedere un po', allora ok. A proposito, ticket qua nel negozio biglietti sono spariti quelli da 100, ovvero quelle ricompense dove c'era anche rotazione o qualcosa di speciale. Ora, potrebbe essere, visto che tanto non c'era niente di speciale, perché anche la volta scorsa volevo pullare quelle da 100, ma non c'era né carte speciali, né equipaggiamenti, nient'altro. Quindi, consiglio mio, io aspetterei, cioè non vado neanche, sono a 42 ticket, ma non andrei a pullare quello da 50, ma proverei a farmare i ticket almeno fin quando non usciranno gli equipaggiamenti prossima settimana, perché probabilmente uscendo gli equipaggiamenti metteranno i pacchetti quelli da 100 ticket con gli equipaggiamenti, e visto che potremmo trovare qualcosa veramente di bello, di delizioso, direi di aspettare di pullare questi ticket quando ci sarà il ritorno dei pacchetti da 100, che sicuramente che tornerà, e tornerà senz'altro con gli equipaggiamenti, secondo me, equipaggiamenti da estinzione, ottano in su, quindi comunque potremo scolare qualcosa di nuovo, e sono importanti gli equipaggiamenti, sono diventati veramente OP e sono importanti. Vabbè, allora 10 carte in draft board, 2 ripristini, ok, si fa easy, dai. E dai signori, dai, proviamo a vedere se arriva qualcosa di bello. Peccato questo mese non c'è neanche un evento classificato, ho visto, perché mi sarebbe piaciuto una carta in stile Clash of Champions a livello WrestleMania, almeno per ora. Sicuramente ci sarà nel prossimo mese, sicuramente a maggio concluderemo forse il livello WrestleMania con un Clash of Champions, un Last Man Standing, ma sicuramente ci deve essere, dai. Sono curioso di vedere come avranno fatto il disegno delle carte, perché già è bello quello normale, è bello quello speciale degli eventi di Ring Domination, Road to Glory. Voglio vedere anche quello come del design classificato. È veramente fiero secondo me. Benissimo. Va bene, dai, 74 carte pullate. Niente di. Andiamo a mettere tutto quanto in tutte le asse, 1400 punti, mamma mia. Ma mi sa che hanno cambiato i punti. Forse hanno diminuito i punti di quelle carte più scarse, ma mi sa che hanno aumentato i punti delle carte più forti, forse. Perché mi sembra di fare un sacco di punti rispetto a prima. Non lo so, mi sembra a me. Oh. Vabbè, dai, abbiamo concluso, altro ticket per noi, yeah, sì, bene. Allora dai, 4 ticket, poi abbiamo anche i creditozzi. Io sono messo un po' a corto di crediti, sarebbe bene pullarli. Qui mi farebbe comodo qualche carta allenamento forte, insomma.
Buono. Torno dopo il plus, sì. Perché devo allenare un po' di carte, eh. E non ho tantissime carte superstar per allenare, quindi... Boh. Vabbè, dai, qui è un po' Allora, i supporti... Al momento i supporti ce li avrei anche buoni, perché avrei il nuovo vigore Royal Rumble e anche un manager Royal Rumble. Più un altro nuovo vigore pro. Cioè, alla fine sono messo abbastanza bene. Vediamo un attimo se posso trovare. Ma che trovo qualcosa... Un nuovo vigore per WrestleMania sarebbe il top. Vai! WrestleMania lo è, ma è una chitarra. È schifoso, niente. Vai, ho bello capito che questo pacchetto qua su giù non ci sarà niente. Vediamo, ma la WrestleMania è già pullata di là. È difficile metterli in un paio, vero? Dai, let's go, 3, 2, 1, boom! E infatti, però ci sono due Royal Rumble, magari potrebbero essere... Guarda, le pro non mi interessano, se rinforzo, guarda, lo accetto più volentieri. Title bait estinzione. Prima Royal Rumble di Titus O'Neil, che è pro perché l'ho pullata proprio ieri, quindi ok. E l'altra è GB Uso, e mi sa che sono entrambe pro. Cioè, fatti vedere, posso fare le pro entrambe perché le ho già tenute. E vabbè, niente. Probabilmente le farò pro, ma forse anche no, prima do priorità alle WrestleMania. Combinabili, Royal Rumble 23. Vedi, c'è già un po' di roba, abbiamo Batista, che tra l'altro Batista mi sa che è allenato, ma neanche. Di Morgan, insomma, un po' di robetta l'abbiamo, Jimmy e Titus. Sì. Avremo ancora ben 4 carte a farci pro a livello Royal Rumble, però non voglio dargli troppa priorità perché mi prenderebbe un sacco di carte. Mi farebbero ancora comodo un Rotto Glory, ma lascia perde per ora. Vabbò raga, e niente. Da questa wild non abbiamo ottenuto nulla, quindi io procederei con il pullare l'ultima carta, andrò fuori esclusiva per vedere se un po' di fortuna arriva lì. E basta. Estinzione Polsini, ma niente, già parte marginale. Cioè, se c'è un parametro che non si può cambiare, è già 3% di innesco, è schifoso. Niente, Polsini le butteremo tutte the dust. Non lo accetto, non lo voglio proprio. Come paradenti, già partono con l'abilità, cioè no, io voglio parametri, altro che. Magari qualche carta potrebbe essere buono alzarli e l'abilità della massa speciale, sì, ma l'innesco a 3% è niente. 1800, ho fatto a fare 1800, so pescare a fare 1800. Cioè mi fa pico, cioè queste carte qui valgono 10, 15 e 20 punti, ma... No, per forza ha aumentato... Boh! 1800! Ne avessi preso una WrestleMania di 800 punti e mi sono anche accorto, no? Vabbè. Allora, io direi di chiedere all'assistente quale carta pullare. Mi sa che sono 13, giusto? No, sono 14. Ehi Google, dimmi per favore un numero da 1 a 14. Ecco un numero a caso, 9. Carta numero 9, signori, 3, 2, 1, let's go! Vabbè, stessa posizione, prende per i fondelli, Keith Wilson, vabbè. Proprio così è rimasto come me, proprio volevi. Mannaggia a te, vaffanculo, 500 punti, tu ti dai sparisci. Vabbè. Signori, io direi per questo video è tutto, ci vediamo questa sera in live per l'inizio della Giant Unleashed per la seconda copia di Cody Rhodes. Ci porteremo a casa una carta importantissima che probabilmente non credo ci faccia arrivare al nuovo livello, no, a Double Plus no, però ci darà un bel boost e sicuramente, beh, qui comunque il deck siamo messi sempre abbastanza bene, cioè, diventerà la nostra carta più potente almeno per il momento e aspetteremo, vediamo un po'. Parametri 160 milioni direi proprio di sì, tanta robetta. Vabbè, ci vediamo questa sera in live e in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.